Abbiamo con noi il dottor Edoardo Lotario, consigliere comunale del Partito Democratico, anche lui membro della commissione elettorale. Allora, dottore, su questa vicenda degli scrutatori si è scatenato un putiferio. La commissione elettorale si è divisa in due, per metà, tra cui diciamo, componenti di cui fa parte lei, avete deciso di sorteggiare, mentre l'altra metà ha deciso di nominare. Come mai, insomma, tutto questo casino su questa cosa? Grazie per l'opportunità che mi dà di esplicitare il pensiero mio e dell'altro componente della commissione che appartiene alla stessa linea politica, cioè Teodoro Ribilotta, che insieme abbiamo deciso, dopo consultazione con il nostro partito, di intraprendere la strada del sorteggio per la nomina degli scrutatori in occasione delle prossime elezioni nazionali. Questo, pur non essendo previsto dalla legge, dalla normativa vigente, comunque è possibile effettuare quando ci sia una unanimità nella decisione. Cioè, se tutti e quattro i componenti della commissione avessero deciso di optare per il sorteggio, non ci sarebbe stato niente da discutere, si sarebbe proceduto sicuramente e certamente al sorteggio. Allora, se Vitali e Gagliano fossero stati d'accordo, si poteva fare il sorteggio? Sì, certo, perché non è previsto il contrario, cioè la nomina diretta è prevista, ma non è previsto il sorteggio, per cui una difformità dalla norma deve avere la unanimità dei consensi. Questo abbiamo deciso di optare per il sorteggio in quanto ci è sembrata la soluzione più idonea, visto i tempi che corrono, visto il desiderio di essere trasparenti il massimo possibile, visto la necessità di non intraprendere azioni che potessero favorire Tizio, Filano o Sempronio, per cui abbiamo deciso di fare in questo modo. Dottore, gliela posso chiedere una cosa? Ma perché? Prego. Dico, lei è una persona assolutamente integra, no? Affidabile. Per quale motivo non l'avete fatto nelle precedenti nomine? Cioè, quando avete nominato gli scrutatori nel 2010? Nella precedente relativa alle consultazioni elettorali regionali, abbiamo provveduto al sorteggio perché è previsto dalla normativa. Nella normativa nazionale invece non è previsto questo. E se un errore è stato commesso nel passato, non è diabolico perseverare. Lo si dice già dai tempi dei nostri antenati e molto lontani nel tempo, anche i latini lo dicevano. Lei si ricandiderà a maggio? No, non mi ricandiderò perché ormai ho raggiunto un'età che non mi consente di essere molto agile nei movimenti, ma continuerò comunque a fare politica attiva, ma non nelle istituzioni, perché è giusto che i giovani si interessino e pratichino la politica per costruire un mondo migliore, soprattutto per dare alle generazioni successive una possibilità di sicurezza per il lavoro e quindi l'economia e lo sviluppo e così via. Che cosa dice ai giovani di Piazza Armerina che oggi hanno tante difficoltà, che non trovano un lavoro, molti di loro vogliono andare via? E molti di loro vogliono andare via. Io dico a anzi non vogliono andare via, ma sono costretti ad andare di via. Di combattere dall'interno del proprio territorio in modo tale da generare quelle motivazioni, quelle forze che possono spingere i nostri rappresentanti regionali e nazionali a esprimere dei progetti che possono avere un riscontro sul nostro territorio utilizzando fondi, per esempio i fondi europei, che purtroppo la maggior parte dei quali sono andati indietro per mancanza di progetti esecutivi. Va bene, dottore, la ringraziamo, buona grazie giornata. Grazie a lei dell'opportunità e l'unica cosa che io vorrei precisare a proposito della questione relativa alla nomina è che abbiamo veramente voluto evitare di essere, come voglio dire, contaminati da una situazione di favoritismo personale. Tutto questo. Grazie e buona giornata.